Vuoi sapere come si fa ad andare oltre il proprio limite? Basta allenarsi con i muscoli. Il 90% del lavoro è il mindsetting, cioè acquisire la mentalità e le abilità mentali per poter riuscire ad andare oltre i propri limiti, che sono caratterizzati da dei blocchi, che siano emotivi o paure o varie tipologie di blocchi, anche fisici. Questi si traducono in blocchi fisici, come possiamo vedere dal movimento o anche dallo stesso stretching, dalla nostra capacità di avere o rendere il muscolo più o meno elastico. Per questo io ho lanciato una sfida a me stesso su Instagram, dichiarando che volevo fare la spaccata sagittale, cioè quella con le gambe così, una avanti e una dietro, divaricata sagittale. In questo video ti spiego, in una seduta durante l'allenamento di stretching, quali sono le tematiche che affronto fisicamente. Non sono quindi gli esercizi, non spiegherò gli esercizi, ne vedrai alcuni, ma di fatto è l'approccio mentale e come fare a eseguire gli esercizi. Quindi non basta fare degli esercizi, ma l'importante è come eseguirli, con quale mentalità per ottenere il nostro risultato primario. E qual è il nostro risultato primario? Andare oltre i propri limiti, stando bene, divertendosi, felici e in sicurezza. Ecco a te il video. Oggi è la quinta giornata per arrivare a questo fantomatico obiettivo di fare la divaricata sagittale, la spaccata. Oggi mi sto avvicinando al mio limite di questo momento. Nel miglioramento abbiamo una curva, va in picco velocemente all'inizio, si raggiungono molto velocemente dei risultati apparenti significativi. Mentre poi nell'andare nel tempo questa curva si appiattisce. E cos'è che viene in evidenza? Il limite personale. Il limite personale sono rappresentato da dei blocchi. I blocchi possono essere paure o emozioni, che si trasformano fisicamente in delle tensioni. Bisogna ascoltare il corpo. Ma per chi non è propriamente a conoscenza, diciamo, delle dinamiche del nostro corpo e quindi che non è abituato a lavorare molto con il proprio corpo, la prima difficoltà sarà proprio percepire le tensioni del corpo perché non sente nulla. Quindi anche il dolore che viene percepito ad altissimi livelli, che vuol dire che o si arriva al dolore molto forte o se no non si percepisce. Questo è il primo limite. Quindi per chi inizia ha bisogno di avere una guida che lo limiti. Lo limiti proprio per il fatto che non sente, non ha percezione della tensione e quindi tende ad andare, a mandare il corpo in reazione. Questo perché? Perché noi siamo governati da più menti, una mente fisica, la mente del corpo, quindi legata all'istinto, alla sopravvivenza del corpo, alla macchina biologica, e l'altra mente è quella, diciamo, della coscienza o quello della presenza, quello che pensiamo noi di avere il controllo su. Finché noi non facciamo collimare queste due menti e quindi siamo separati all'interno, quindi non ascoltiamo il nostro corpo, e il nostro corpo crea delle inibizioni e quindi va in blocco e si manda in protezione, quindi non ti fa fare determinate cose. Questo perché? Perché la maggior parte delle volte perché noi con la nostra testa, mente, diciamo la mente anche guidata dalla socialità o dagli obiettivi dichiarati agli altri, quindi tipo riprova sociale,
ho proprio anche questa cosa della spaccata. Io non devo far capire al corpo che devo fare la spaccata a ogni costo. No, l'unico modo per far arrivare il corpo a fare, in questo caso l'esempio calza, la spaccata è quello di imparare o riacquisire il mio rilassamento e quindi la mia elasticità muscolare. Di conseguenza arriverò alla spaccata. Quindi io non andrò diretto al punto, ma girerò intorno come fare gli squali e coinvolgerò tutto il corpo a 360 gradi, compreso la respirazione, come ho parlato nel video precedente, in maniera tale da entrare e cooperare, far cooperare tutte le cellule del mio corpo a collaborare affinché io possa rilassarmi. Qui non posso rilassare solo una parte, devo creare un linguaggio che è il linguaggio del rilassamento. Devo fare in modo che io possa essere rilassato. Per fare questo è necessario intervenire con esercizi rivolti diretti e indiretti. Quindi io lavorerò sia sulla, diciamo, sull'apertura delle gambe sagittali, quindi sull'allungamento della parte sia anteriore che posteriore della gamba, ma contemporaneamente lavorerò sulla parte interna ed esterna delle gambe e sul tronco. Perché? Perché è tutto collegato al bacino. Se nel bacino abbiamo dei blocchi che possono essere dovuti sia dalle gambe ma anche dalla parte superiore, ovviamente non permetterà l'escursione, quindi il movimento. Quindi dobbiamo fare in modo di promuovere il movimento di per sé. Prima cosa ascoltando. Quindi io è vero che ho degli esercizi chiave, ma la sequenza e anche il se li farò dipende da quello che mi dice il corpo. Io stamattina, questa è la seconda volta che giro questo video, stamattina ho fatto 2 ore proprio perché ero molto stanco, perché ieri ho schiacciato l'acceleratore un po' troppo e stamattina mi si è presentato il conto, proprio perché ora diciamo anticipo uno degli altri video che volevo fare riguardante la velocità. La velocità è divisa in velocità apparente, relativa, e velocità assoluta. Per quanto mi riguarda, io scelgo, e ogni tanto mi sbaglio come ieri, scelgo comunque di andare sulla velocità assoluta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'importante non è quanto noi andiamo veloci, ma questo sembra molto mistico, ma l'importante è arrivare. E arrivare a che cosa? Quello che io promuovo è l'elasticità, e promuovermi, quindi è rendermi abile a. E per fare questo io porto avanti sempre la prima cosa di me è essere, quindi la salute. Quindi io farò tutto questo per migliorare il mio stato di salute. Quindi non sarà ad ogni costo ottenere risultato, ma in realtà è ottenere risultato è una conseguenza del fatto che io sia bene. Quindi devo ascoltare il mio corpo e devo vedere cosa mi permette di fare. Okay, questo non vuol dire che io ascolto il dolore, ma non devo diventare dolore. Io cerco di relazionarmi con la tensione in maniera da scioglierla amorevolmente fino a dove posso e per un determinato tempo. Quindi ritorniamo al ritmo che è quello della respirazione. Quindi non posso stare fisso sul dolore perché sennò io alimento il dolore. In realtà io vado a levare poco poco, vado a sentire questa tensione, non arrivo proprio al dolore. Cerco di risolverla, ma mi do un tempo limite. Questa è la disciplina. Non vado mai a forzare o a entrare troppo, diciamo, in relazione con, perché sennò divento dolore in questo caso. E questo è anche un concetto di empatia e di distacco e accettazione e rispetto. Io utilizzo la gravità come nell'arrampicata. La gravità è uno strumento. Non si osteggia, si utilizza. Quindi tutto diventa a favore, diventa uno strumento per comprendere meglio. In genere io utilizzo la paura nell'arrampicata, in questa diciamo, sessione io sto utilizzando il dolore per guidarmi su quello che posso e non posso fare, o che sia tra virgolette più giusto, nel senso rispetto al mio vero obiettivo, che è quello di aumentare la mia elasticità. E quindi quello che si vede, quello che è apparente come la velocità,
non conta, l'importante è quello che noi riusciamo a sentire di noi. Questo è un concetto nell'educazione dell'avere cura, del sentirsi e portarsi avanti ascoltandosi. E non sono debolezze, ma è tutta forza. Che in questa maniera io riesco a fare qualsiasi cosa, riesco a governare il mio corpo, perché mi dà retta, non siamo in conflitto, io non pretendo dal mio corpo, non ci speculo, quindi non lo sfrutto, ma lo utilizzo e lo miglioro e gli do potere. Mi freno con le braccia, non vado avanti, proprio perché ho questo problema, io cerco di allentare la tensione. Faccio vedere che al mio corpo che io lo proteggo, non vado verso il dolore deciso, ma in realtà cerco piano piano di avvicinarmici trasformandolo. Quindi la tensione la risolvo prima, non vado a crearne altra, la risolvo e rivado a cercare quella intensità lì. Non vado mai troppo, perché vado in troppo, entra in proiezione e si ricontrae. La gamba la potrei portare più avanti, ma siccome a me crea tensione così, io cerco di rilassarmi nel momento di tensione. Quindi sento la tensione, leggera, la mantengo finché non scompare e poi aumento la posizione. Se non scompare, non aumento la posizione e mantengo. Se io voglio favorire il movimento, io intermedio sempre con allungamento e contrazione. Il movimento si basa proprio da questo, tra contrazione e decontrazione del muscolo, quindi accorciamento e allungamento del muscolo. Quindi io quanto allungo, quanto devo accorciare. Quindi in trazione riusciamo a far respirare meglio il muscolo e a far lavorare, tra virgolette, più liberamente, per quanto sia possibile. Ricordiamoci, è come se fosse un animale ferito, diciamo così. Quando il muscolo è rigido vuol dire che ha un trauma, un progresso, e quindi è come se fosse ferito e ha paura, rimane bloccato. È inutile che lavoriamo sulla causa, noi andiamo sulla soluzione, su quello che possiamo fare. E piano piano vedete che comunque si migliora, con dei movimenti veramente accurati e morbidi, senza fare scatti. L'esercizio nel respiro, nello stretching, nello yoga è fondamentale. Ed è importante, come nel discorso dell'obiettivo di prima, non dobbiamo pensare solo a fare quello che dobbiamo fare, dobbiamo ascoltare il corpo e capire che cosa ci permette di fare e utilizzare quel tipo di respiro lì. Quindi prima, per imparare a rilassare e cercare di fare una respirazione, tra virgolette, sotto stress di un certo livello, bisogna comunque arrivarci. Quindi per prima cosa uno impara intanto a mandare il pensiero sul respiro e cercare di renderlo regolare, e quindi mandare dentro l'aria e buttare fuori l'aria. Poi piano piano si amplifica il percorso dell'aria e impariamo a gestirla. Ok. Tutto ciò è importante, non andare in blocco. Voilà. Se ancora non l'hai fatto, rimani aggiornato iscrivendoti al canale YouTube Marco Nescatelli. Alla prossima!